Ah, finalmente un po' di tempo per andare su YouTube a vedere un poco come sta messo il mio canale. 20 iscritti! Allora, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dello speciale dei 20 iscritti. In questo video vi faccio vedere una cosa molto importante, speciale anche. Quello che vedete lì davanti, il mio braccio, ok, quello è il mio computer server, il mio muletto. Come potete vedere, ha questo bellissimo bel case Enermax d'epoca vintage, che era di un vecchio computer di mio zio, che adesso ho riadattato come case del mio muletto. Ho tolto lettore DVD e lettore floppy, però è rimasto tutta la tamarragine varia, insieme al fan controller, Cooler Master, Musketeer, cioè questo qua in alto. Allora, questo computer monta le componenti dell'Hackintosh super economico e fa girare macOS X come sistema operativo, e qui lo vediamo anche in questa bella location che sarebbe camera mia. Ok, ma la cosa importante è che questo computer ci gira una cosa su cui voglio invitarvi tutti, cioè ovvero questo computer ospita il server di Minecraft della crew o della community italiana programmatori ospitato da me. Non potrò stare 7 giorni su 7, però lo potrò stare per molte ore al giorno, spesso anche durante la notte, quasi 24 ore su 24, comunque, ed è un server di Minecraft. Però adesso vediamo come accedere. Allora, eccoci su come aggiungere il server. Allora, prima cosa, apriamo il nostro launcher di Minecraft e avviamo il gioco. Per giocare sul server è richiesta almeno la versione 1.7.0 o successive. Potete anche entrare con le versioni dalla 1.8. Adesso andiamo a vedere come aggiungere il server. Allora, prima cosa, aggiungi il server. Mi scrivere il nome, mettete il nome che volete, anzi mettiamo tutto schermo che è meglio. Ok, per l'indirizzo del server, programmer server.zapto.org. Se volete anche utilizzare una porta del server 25565. Ok, adesso andiamo in fondo e come potete vedere programmer server è accessibile, ci possiamo entrare e giocare. Vabbè, adesso ci dovremo registrare sul server, che adesso non sono ancora registrato. Faccio una registrazione di esempio, poi cambierò la password. Adesso register. Ok, e ci siamo registrati. E questo, la registrazione va fatta la prima volta che accedete al server. Tutte le volte successive, per accedere al server, dovrete fare slash login alla vostra password. Quindi nel mio caso sarà slash login Minecraft, che è la mia password per questo esempio. Ma comunque voi dovete mettere la vostra password che vi pare. Comunque mettete una password sicura, mi raccomando che non sia troppo lunga, perché se no nello scrivere, ecco, sfiorate il tempo limite per il login o la registrazione, quindi il server vi kickerà automaticamente. Vabbè, comunque qua questo profilo l'ho già usato soltanto in precedenza, quindi per questo ho la fly e tutto il resto come OP e fondatore. Comunque non andiamo troppo in chiacchiere e torniamo al computer. Ok, avete visto che è facilissimo accedere al vostro al server di Minecraft tramite Minecraft, insomma, aperto al pubblico, no ma ci richiesto, lo so, io gli unici problemi che ci potrebbero essere sono di natura di connessione, perché infatti non ho proprio una bellissima connessione. Grazie mille Italia. Ok, comunque adesso muoviamoci un po'. Scusate che sono con il treppiede. Ok, adesso andiamo un po' a vedere come è fatto dentro. L'altro braccio, salutate l'altro braccio bambini, mi raccomando, mettete i like per le mie braccia. Ok, andiamo a svitare. Porca la vita, non se ne vuole. Allora, una volta faticato 30 camicie per togliere la vita, togliamo il pannello e vediamo dentro come il mio computer server. Vedete anche la mia sedia. Ok, la cosa importante è, grazie, il mio computer. Giriamo la telecamera. Ok, e allora vediamo un po' cosa abbiamo dentro con il nostro simpatico amico cacciavite. Allora, qua abbiamo sul fondo, come potete vedere, la scheda madre di cui vi ho già parlato più e più volte, la ASUS AK81M-D Plus, che si è rivelata davvero una buona scheda madre per questo utilizzo come server come scheda madre del muletto. Poi abbiamo due banchi di RAM diversi perché non le avevo uguali.
comunque sono due da 4 GB 1600 MHz, uno della Kingston e uno della Corsair. Quello della Kingston è una HyperX Blue, invece quello della Corsair è un Corsair Value Select. Poi qua abbiamo il dissipatore, che è un Cooler Master Blizzard T2. Poi qui abbiamo la scheda grafica, che mi serve solo per avere il supporto grafico a me questo X, tanto non me ne frega della potenza grafica in questo computer, dato che lo utilizzo prevalentemente per il processore, non per la grafica. Insomma, basta soltanto che si possa utilizzare agilmente Mac OS X senza glitch e lag, e per questo è perfetta una GeForce 210. Per cui vediamo il fan controller integrato nel case, cable management fatto come la cacca. Ok, sì, lo so che sono bravo nel cable management, non c'è bisogno che me lo diciate. Poi qui abbiamo il fan controller Musketeer della Cooler Master, qui dietro, attaccato alla ventola posteriore del case. Poi abbiamo l'attacco audio per il bypass audio del fan controller. E poi abbiamo l'alimentazione Molex. La cosa particolare di questo fan controller, che è sempre stato riciclato, è che l'ho sistemato e ho dovuto anche sistemare delle saldature sul PCB, che si era rovinato dopo un po' di anni di utilizzo. Poi qua abbiamo una cosa molto particolare, cioè, ovvero un'estensione di porta USB 2. Semplicemente questo accessorio, questo qui, si collega all'interno dell'header USB 2 sulla scheda madre e lo si mette negli slot PCI Express, cioè negli slot di espansione, ecco. E qui ci dà quindi altre porte USB senza dover utilizzare controller esterni, schede PCI Express e quant'altro. Insomma, una cosa molto comoda se abbiamo header inutilizzati sulla scheda madre. Per qua sotto abbiamo il processore, che è il mio caro Intel Pentium G3420, che comunque con un po' di undervoltaggio e rimanendo alla frequenza stock si è dimostrato essere un vero buon processore da server e non ha perso niente di prestazioni praticamente. La differenza in Capobot Prime che ho riscontrato è soltanto di al massimo 10 punti, quindi direi che l'undervolt è convenuto, anche perché soprattutto massimo 45 gradi in full load. Comunque, poi qua abbiamo l'alimenta schifezza, l'alimentatore, c'è un alimentatore che non so nemmeno di che marca è, mi sembra Tecno Power Supply, vabbè, una cosa che me l'hanno dato insieme al case, insomma, però non aveva un alimentatore, quindi ci ho attaccato questo, che in pratica è un 500 watt, ma visto che la GeForce 210 non consuma niente e il Pentium ha malapena una quarantina di watt con tutto l'undervoltaggio, quindi tutto consuma meno di 100 watt, quindi non rischio che l'alimentatore mi salti in aria. Poi qua abbiamo un hard disk che ho riciclato da un portatile, un hard disk da 5400 RPM, 500 giga, SATA 2, che ho riciclato. Poi qua abbiamo, ho predisposto anche l'attacco per un altro hard disk. E qua abbiamo anche tutti i cavi vari. In più questo case è dotato, infatti ho collegato qui e qui, di un bellissimo termometro con fan controller integrato, proprio molto bello. E poi qui ho che montato una ventola LEData di blu, tanto per stamarrare ancora di più. E la ventola è comandata dal fan controller del case, mentre l'altra ventola è comandata dall'altro fan controller. Ci sono due fan controller in questo case perché non sapevo cosa farmene di quest'altro, ed era l'unico case dove ci stava bene, quindi l'ho messo qua. Ok, comunque ho attaccato i sensori di temperatura anche dell'altro fan controller, quindi ho la temperatura della GPU su due fan controller. E comunque niente, questo qua è, magari si sistema un po' la telecamera. Ok, niente, questo qua è il mio computer server che uso per hostare il server di Minecraft, su cui potrete iniziare a venire da oggi. Vi lascio tutti i dati in descrizione del server. Se volete altri video come questo, mettete like e iscrivetevi, questo mi supporterà. Comunque non voglio fare tanto il like grabber, quindi se vi va mettete like, se non vi va fate quello che volete voi, tanto siete liberi, è una vostra scelta. Ok, comunque con questo primo piano del dissipatore e della ventola scazzuta e del groviglio di cavi che è più groviglioso di così si muore, ci vediamo a un prossimo video e ciao a tutti ragazzi. Ah, piccola chicca del computer.
Questo lo vedete? Sì, lo uso per testare i vecchi hard drive IDE. Vedete, è un adattatore del cinese. Ci attacco con il Molex i vecchi hard drive, ce li collego e vedo tramite il SATA con il supporto ad HCI se funziona.